Miau miau ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Sono qua per farvi l'introduzione al video che vedrete poi. Questo video è stato girato al Napoli Comic Con, per cui è stato girato in mezzo al casino, al macello. Io ho attivato i sottotitoli. Se non sentite o comunque volete capire al meglio quello che verrà detto, premete qua, attivate i sottotitoli che vedrete e capirete bene tutto. Cosa parla questo video? Questo è il video tutorial della settimana. Da ora in poi sul canale cambierà qualcosina. Ci sarà un video tutorial almeno alla settimana, per cui potrebbero aumentare, ma per ora cerco di tenerli a uno, perché sennò non riesco più a finire i miei cosplay. Tipo impazzisco, come è successo nell'ultimo mese pieno di fiere. Per cui adesso cerco un attimo di cambiare un po' le cose. Tenete d'occhio il canale perché arriveranno davvero moltissime novità. In questo video tutorial parleremo di parrucche. Questo è un video collaborazione con uno dei più bravi acconciatori, il maestro delle parrucche. Sto parlando di Alessandro Langatore. Trovate la sua pagina qua sotto. Mi raccomando, mettete like ragazzi. Mi raccomando, like al video per avere ancora collaborazioni del genere, per avere più video tutorial. E ci vediamo al prossimo video ragazzi. Godetevi il tutorial. Miau miau. Miau miau ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi parleremo delle parrucche. In questo caso, visto che io non sono praticamente un'esperta, come sapete, vi lascio nelle mani di uno dei più bravi wig, Alessandro, che vi insegnerà qualche trucco che è veramente bravissimo. Quindi ragazzi, ascoltate. Salve a tutti ragazzi, oggi farò un breve tutorial su come realizzare attaccature su parrucche. Non so se vi è mai capitato appunto di realizzare acconci col capelli tirati all'indietro, e dato che molte delle parrucche non sono predisposte a questo genere di acconci, si potrebbe vedere la retina. A quel punto come fare? Si può creare un posticcio, ovvero un'attaccatura, dove noi andremo a coprire e a simulare l'attaccatura di un capello reale. Ecco qua i procedimenti da fare. Anzitutto noi dovremmo praticamente portare la parrucca all'indietro. Come fare in questo caso? Praticamente andremo a raccogliere i capelli portandoli all'indietro, pettinandoli. Ovviamente mi conviene usare un pettine a denti molto stretti, in modo da prendere tutti i capelli man mano. Li raccoglieremo. Ovviamente saldate molto bene la testa, cioè la parrucca, la vostra testina, perché tirando all'indietro farete forza e rischierete appunto di portare all'indietro la parrucca. Ora, dopo di questo, noi useremo questi, che sono vecchi di cicogna o anche porcina, per fermare i capelli. Praticamente adesso avremo un risultato del genere, dove abbiamo tirato i capelli all'indietro bloccandoli con dei becchi di cicogna o forcine, a seconda di cosa vi trovate a utilizzare. Ora noi, per portare all'indietro, dovremo praticamente laccare, però ci conviene laccare la radice, perché per dare una tendenza a una parrucca conviene sempre partire prima dalla radice, per fare in modo che lo stile si mantenga e poi proseguire fino all'indietro. Come tipo di lacca per questa operazione vi consiglio un tipo extra strong, come la Blitz che conoscete tutti, oppure la Epton, che è una variante secondo me molto più pratica e soprattutto appiccica di meno. Iniziamo a spruzzare sulla radice, quindi così. E poi andiamo con un fono a temperatura media, non esagerate mai, a fonare tutta la zona laccata. Una volta fonato per bene, adesso togliendo i becchi, lo styling dovrebbe restare. Semplice semplice, alla fine bisogna sempre cercare la soluzione più pratica e soprattutto quella più rapida per questo genere di operazioni, e non laccate mai troppo. Alla fine l'abilità di qualcuno si vede sempre dal saper utilizzare, non da cosa si utilizza. Che anche dai materiali più poveri, se sei bravo riesci a ricavare grandi risultati. Una volta sistemata la nostra tiratura, adesso in questo caso tirerò solo questa zona perché appunto è un tutorial, però se dovrete farlo su tutte le zone dovrete ripetere lo stesso procedimento su tutta la zona della retina. Ora, come passaggio successivo, noi dovremo praticamente mettere dei residui della parrucca, perché dovrà essere lo stesso identico colore. Quindi in questo caso noi andiamo
andiamo a tagliare dalla parrucca dei residui di lunghezza piccola alla fine. Tanto così va benissimo. E li conserviamo. Adesso, una volta raccolti tutti i residui, ci sono vari tipi di prodotti che possiamo utilizzare. Io nel mio caso uso colla a caldo, certo sembrerà una grezzata pazzesca, però come dico sempre l'importante è saper utilizzare qualcosa, non cosa utilizzi esattamente, a meno che ovviamente non usi lo sputo, a quel punto non sembra un cazzo. In altri casi, se non siete molto pratici con la colla a caldo, e vi capisco perché il difetto della colla a caldo è che se la usate troppo calda, ne mettete troppa, rischia di lasciare delle macchie o di bruciare i capelli. Quindi se non siete pratici, usate colla per tessuti, quella della colla andrà benissimo, dato che il canecano è una fibra tessile, quindi dovrebbe tenere benissimo. In questo caso vado di colla a caldo, quindi metto una piccola porzione, lavorate sempre, importante, su piccole ciocche, piccole sezioni per volta. Mai mettere tanta colla e boom schiaffare una mappazza di capelli perché non apparate un cazzo, ottenete un lavoro sporchissimo e sarete imprecisi. In questo lavoro bisogna avere pazienza e tanta precisione, mi raccomando. Mettiamo colla a caldo su una piccola zona, così va più che bene. E stendiamo la porzione di capelli. Attenti sempre a non scottarvi, nel caso della colla per tessuti è meglio, più tranquillo. Anche se comunque io prendo la colla a caldo perché mi trovo tanto a usare questo materiale e sono molto sanito. Detto molto sinceramente, la Gutterman costa un po' di più, ma se non siete molto pratici otterrete sicuramente lavori più puliti. Ora taglio altri residui per sicurezza e proseguiamo. Adesso proseguiamo sempre attaccando pochi residui per volta, ragazzi, mi raccomando, è importantissimo. Non fate caso se non tutti i capelli non aderiranno da subito, perché è normale, ma l'importante è che quelli sotto facciano presa. Ovviamente cercate di disporli in modo diritto, in modo che seguano la linea naturale della tiratura che voi avete creato prima. Perfetto ragazzi, adesso praticamente come potete vedere ho disposto tutti i capelli sulla parte dell'attaccatura che ho portato all'indietro. Non preoccupatevi se sembra ora un po' impreciso, perché adesso andremo a fare la parte più importante del lavoro, ovvero laccare e appiattire tutta la zona. Come vi ho già detto, usate una lacca molto fissante, quindi una extra strong. Vi consiglio una Blitz oppure una Epson, che sono ottimi prodotti e soprattutto sono concentrate, nel senso che invece di essere vapo come le altre lacche sono più concentrate, quindi permetteranno di fissare meglio i capelli. Poi siate sicuri ovviamente di averli disposti seguendo la linea della tiratura, come ho già detto, e procediamo con l'H e abbondate, mi raccomando, non lesinate sulla lacca. Temperatura media in questo caso, forte ma senza esagerare, se no rischiate di sciogliere il collante che avete messo su. Questa è la prima passata di lacca che ho fatto. Come avete notato, i capelli sono già più appiattiti e seguono meglio la forma del volto. Ora facciamo un altro passaggio per fissare ancora meglio.
Ok, perfetto. Adesso, una volta che i capelli avranno aderito completamente alla testina, si può procedere appunto, ovviamente aspettate sempre che la superficie riscaldata raffreddi, perché potrebbe essere ancora molto malleabile, molto delicata, e una volta fatto procedete a passare con la forbice sotto l'attaccatura per rialzarla dalla testina, dato che alcuni capelli saranno sicuramente incollati alla testina, ma è normalissimo, capita, essendo anche una volta le queste testine in plastica, quindi con la lacca funge da collante, insomma. Passate le forbici sotto e tirate in modo da rialzarla. Ora adesso, dopo aver fatto tutto questo, dopo aver rialzato e avere l'attaccatura, possiamo tagliarla della forma che desideriamo. Molti personaggi portano un'attaccatura realistica, quindi io consiglio di fare un taglio a zig zag, o altri la portano netta, come per esempio Zoro di One Piece, personaggi più maschili, hanno appunto attaccature dritte, che in quel caso facilita il lavoro, però dovrete essere più precisi, perché un minimo errore con linee dritte si noterà molto più facilmente rispetto a un zig zag, che si può permettere qualche irregolarità di tutto. Allora, sì, che sia zig zag o che sia diritta, vi consiglio anzitutto di tagliare della lunghezza giusta l'attaccatura, anche in base alla vostra testa e soprattutto a quanto è profonda o bassa l'attaccatura del personaggio. Benissimo, ora adesso ho tagliato l'attaccatura in modo diritto. Notate che se avete termoformato bene i capelli resteranno comunque molto aderenti appunto alla testina, ed è una cosa importante perché vi risparmierete di mettere mastici o altre cose. Adesso, se invece l'attaccatura dovesse essere a zig zag, dovremmo fare un taglio a zig zag, quindi in questo caso dovremmo andare a creare dei triangolini tagliando in maniera diagonale il capello. Allora, questo è il tipo di effetto a zig zag praticamente. Se noterete, si sono formati praticamente dei triangolini. Ora, quello che consiglio di fare ovviamente è di andare a mettere un'altra passata di lacca e foam per sicurezza, sempre per andare a irrigidire tutta la parte che noi abbiamo sollecitato andando a tagliare. E detto ciò, questo è il metodo base. Penso che alla fine ce ne siano vari. Per esempio, ho visto degli americani addirittura utilizzare basi in foam che venivano termoformate e poi cucite sulla retina della parrucca e poi in seguito rivestite di capelli. Certo, è forse più sicuro come metodo, ma si perde più tempo e bisogna avere tanta praticità col materiale soprattutto e con le proporzioni. Quindi questo è un metodo basilare che però utilizzo da anni, devo dire la verità, mi trovo abbastanza. L'importante è sempre sollevare, realizzare bene il taglio che sia netto a zig zag, quindi avendo anche un po' di occhio e di bravura, col tempo l'acquisirete sicuramente, e soprattutto irrigidite, mettete tanta lacca, la serie c'è da tirare una testata e vi fate male voi, però questa cosa deve essere rigida, se no nel momento in cui andrete a tirare per indossarla i capelli ci stanno, non stanno cazzi, che facciate questo o che utilizziate una base, se i capelli non sono incollati bene, si stanno. Detto ciò ragazzi, come sempre grazie mille per seguire, grazie per commentare, condividere, ancora non so come veramente ci siano così tante persone che seguono e chiedono, e che posso dire? Grazie e soprattutto siate sempre creativi ed appassionati, perché chi lavora felice lavora bene. Un bacione a tutti. Ok ragazzi, per questo video praticamente vi